Il problema del traffico dei bambini è senz'altro qualcosa di molto serio nell'agenda internazionale odierna, soprattutto per gli abitanti dei nostri territori liberati, perché dal 2014 circa 1900 bambini sono stati rapiti da questi territori. Si tratta per lo più di bambini provenienti da collegi, bambini che hanno poca protezione sociale e legale. Sono stati portati dal territorio della Repubblica Popolare di Lugansk e della Repubblica Popolare di Donetsk al territorio ucraino, con l'aiuto di varie fondazioni. Abbiamo per esempio ricostruito il percorso di 10 bambini che sono arrivati ad Odessa. Sono bambini che ora hanno una famiglia, ma non si sa dove siano finiti tutti gli altri. Sospettiamo che in questo traffico siano coinvolti diversi paesi che hanno stanziato dei fondi, tedeschi, francesi, britannici, anche polacchi, rumeni, dalle repubbliche baltiche. E pensiamo che questi paesi siano coinvolti a vari livelli nella deportazione e che siano interessati ai bambini del territorio del Donbass, nelle aree specialmente localizzate dove si svolgono i combattimenti. Perché sta accadendo tutto questo? Tutto questo avviene principalmente con il consenso, palese o meno, di Zelensky. È un'occasione per loro non solo di vendere l'Ucraina da un punto di vista di risorse della terra, ma anche dal punto di vista delle risorse umane. L'Occidente è interessato a questo, l'Occidente era interessato a condurre esperimenti di laboratorio a basso costo su questo territorio, è interessato al mercato nero degli organi, è interessato al rapimento dei bambini. E questi rapimenti hanno acquisito nel tempo un significato diverso. Oggi sono rapimenti dimostrativi per le persone, perché portano via i figli alle persone. È come terrorismo. Abbiamo già delle testimonianze, ci sono delle strutture importanti dietro tutto questo. Citerò due organizzazioni che lavorano nelle aree di Donetsk e Lugansk, gli Angeli Bianchi e il gruppo Fenice. Я назову две организации, которые работают по Донецкому направлению, по Луганскому направлению. Это «Белые ангелы», это группа «Феникс». С этими группами работает национальная... E la Polizia Nazionale Ucraina lavora insieme a questi gruppi. Che cos'è la Polizia Nazionale Ucraina? È una struttura ufficiale dello Stato. E se una struttura ufficiale dello Stato lavora con queste organizzazioni, significa che qualcuno gli dà istruzioni o ordini. Dopotutto, non possono eseguire ordini di privati in nessun caso, perché la polizia ha dei protocolli di sicurezza, ma allo stesso tempo, nei territori in cui si fa la guerra, manca un senso di empatia e di umanità nell'atteggiamento verso la vita. Così, quando c'è una grande evacuazione nelle città, arrivano immediatamente questi angeli bianchi, arriva immediatamente il gruppo Fenice. Naturalmente perché arrivano? Molte persone sono disperse, molti bambini sono dispersi e abbiamo delle testimonianze del lavoro di questi gruppi nella zona di Artyomovsk, di Soledar, di Kupiansk. Abbiamo delle testimonianze di quello che è successo a Mariupol quando questi gruppi sono arrivati durante i combattimenti. Di solito questi gruppi sono guidati da una donna, non sappiamo esattamente chi sia, ma credo che nel prossimo futuro lo scopriremo e che questa informazione diventerà pubblica. Sicuramente sono coperti dalla Polizia Nazionale a livello di Stato. Sono dei gruppi criminali a cui è stata data evidentemente la possibilità di costituirsi. Abbiamo visto che ad Artyomovsk le forze armate ucraine hanno fatto fuori i soldati che erano feriti gravemente, che non avevano speranze di sopravvivere o di recuperare integralmente le loro capacità. Soldati che magari avevano perso arti o che avevano qualche grave danno all'organismo o non erano trasportabili o non c'era la possibilità di evacuarli. La versione ufficiale dice che questi soldati vengono trasportati all'estero per essere curati nel miglior modo possibile, ma in realtà il vero obiettivo è la conservazione dei loro organi, degli organi che il soldato delle forze armate ucraine ha al proprio interno. Cioè, lo usano come un contenitore, non c'è bisogno di un altro contenitore. In realtà il contenitore è già sigillato, pronto ad essere venduto. Allo stesso modo i bambini. Ми відвозимо в Германію, вони там протезуються, лічаться і так далі. Але на самом деле це консервація всіх живих органів, які є у ВСУшника. Тобто їм пользуються, не треба контейнери. Це контейнер вже, в принципі, запечатаний, підготовлений для реалізації. Точно так же дітей. Для чого їх вивозять дітей в західні країни? Perché portano via i bambini nei paesi occidentali? Per i vecchi pedofili? Per il traffico di organi? Come schiavi per farli lavorare?
come schiavi sessuali? Questo è un grande problema oggi, non solo per l'Ucraina, ma per l'intera comunità mondiale. Dobbiamo sollevare con forza questo problema oggi, perché non si può permettere ai globalisti di governare il mondo, perché distruggeranno tutti i valori umani. Potete immaginare questa banda criminale che arriva ad Artyomsk, porta via i bambini alle famiglie, famiglie che non possono fare nulla. Un uomo è stato ucciso e cosa può fare una donna? Niente, solo lacrime, può solo diventare isterica. C'è un piccolo dettaglio qui, perché sia l'Ucraina che l'Occidente accusano la Russia di aver presumibilmente deportato un gran numero di bambini nella Federazione Russa, 500, 600 e così via. Ma c'è un grande scontro su questo, ci sono molte prove che questo è falso, ci sono prove che questa è una menzogna. Tutti i bambini che si trovano sul territorio della Federazione Russa e che non hanno potuto ricongiungersi con le loro famiglie, credo siano 4 o 5. Molti dal territorio dell'Ucraina sono venuti nel territorio della Russia, madri hanno trovato i propri bambini, li hanno portati via, ma subito dopo, appena hanno attraversato il confine della Federazione Russa e sono arrivati in Ucraina, hanno cominciato a dire che siamo dei bastardi, dei mascalzoni, dei farabutti. È chiaro che tutto ciò è concepito in un'ottica di provocazione, come sospettiamo, oppure si tratta di una semplice montatura. Ci sono genitori che non rinunciano ai loro figli, ma dicono che in Russia saranno più al sicuro, studiano in istituti di istruzione superiore, vanno a scuola normalmente. Hanno firmato tutto, è tutto documentato, quindi penso che quello che stiamo facendo oggi sul nostro territorio, quello che stiamo facendo nella nostra grande Russia, sia preoccuparsi per le persone, disabili, non disabili, bambini, adulti, non importa, ci preoccupiamo di tutti, perché questo è previsto dalla nostra legislazione, un trattamento umano e dignitoso per tutti, soprattutto per quelli che hanno sofferto. E il problema che stiamo illustrando oggi è davvero tragico, quando i bambini vengono portati via con la forza dal territorio del Donbass. Dove vanno? In quali condizioni? Questa è la grande domanda. Ed è qui che tutte le organizzazioni internazionali devono porsi questa domanda. Perché? Perché? Perché i bambini vengono portati via dall'Ucraina? Perché vengono trasportati in Romania, trasportati nei paesi baltici, trasportati in Polonia? Quali saranno le destinazioni finali? Le cliniche israeliane per il traffico di organi? O le famiglie francesi o inglesi? Questa è la grande domanda di oggi. E la grande questione è perché oggi l'ufficio di Zelensky sostiene tutto questo, dal momento che la Polizia Nazionale Ucraina osserva, per così dire, delle convenzioni per tenere al sicuro i gruppi criminali, in modo che non venga loro impedito di continuare questa tratta di bambini. I bambini vengono semplicemente presi, gettati in una macchina e portati via. Per voi è normale? Una cosa è quando un bambino viene portato in un territorio sicuro insieme ai suoi genitori, ma qui è tutto il contrario. I genitori restano e i bambini vanno via. Così, buttati in auto e portati via. Destinazione sconosciuta. Cosa ci può dire di più riguardo a questi angeli bianchi che sembrano un'unità strutturale all'interno del Ministero degli Affari Interni dell'Ucraina? Credo di aver già risposto a questa domanda. Vorrei dire forse una cosa più banale, una cosa molto semplice. Si tratta di gruppi criminali che operano sotto la supervisione di qualcuno in Occidente. Qualcuno in Occidente dagli ordini su quanti bambini per gruppi di età vanno presi. Non sto parlando di un adulto, sto parlando di gruppi di bambini. Bambini di 2, 3, 4, 5 anni, 10 anni. Perché li portano via? Quelli che oggi si chiamano Angeli Bianchi è un gruppo criminale, l'ho già detto, una comunità, un'organizzazione internazionale che opera in molti paesi. E il fatto che sia accompagnato dalla Polizia Nazionale è molto grave, perché significa che opera in nome e per conto dello Stato. Vuol dire forse che il presidente dell'Ucraina Zelensky intende dare protezione a questo tipo di traffici? Cosa ne ricavano? Perché l'Occidente intende procedere con queste operazioni? Quali sono le linee dell'Occidente? Vendete la terra dell'Ucraina, portate tutte le donne in età fertile nei paesi occidentali? O prendete tutti i bambini, rendiamoli schiavi o usiamoli per i trapianti e così via?
Non è un segreto quante storie ci siano state negli Stati Uniti sul prelievo di sangue dai bambini, trasfusioni a miliardari, milionari per ringiovanirli e così via. Ci sono stati scandali di questo genere e non sono accaduti per caso. Queste comunità esistono, ma il mondo preferisce non guardare, preferisce ignorarle. E oggi questo problema si trova nel territorio ucraino. И сегодня вот эта большая проблема является под названием территория 404 Украина. Gli Angeli Bianchi e la Fenice sono nati all'incirca nel 2022, si sono costituiti per volere di alcuni paesi. Они были сформированы по указанию ряда стран, конкретно кто занимается и кто стоит за этим вопросом. Ну, я хочу Voglio raccontare una piccola storia sul traffico degli organi nel territorio del Donbass prima dell'operazione militare speciale. Negli anni 2001, 2005 e 2007 già a Donetsk c'era un rappresentante israeliano di lingua russa che reclutava i residenti nella regione di Donetsk per vendere i reni. Li portava in Turchia o in Israele a seguito di un'attività di indagine, poi quest'uomo è stato arrestato. Quindi sembrerebbe che questo territorio sia un territorio prediletto per il traffico di organi, ufficialmente e non ufficialmente. Su internet si possono trovare tutte le fonti, non esiste assolutamente un altro esempio simile nel resto del mondo. E voglio dirvi, quando è stato arrestato quest'uomo, è stato arrestato in Israele, e chi pensate che sia andato a salvarlo? Gli ucraini, Yulia Tymoshenko. Una delle più grandi fonti di parassitismo della nostra società sul territorio dell'Ucraina. Ho un'altra domanda. Kiev ha parlato di 6.000-8.000 bambini deportati in Russia. Lei che cosa ne sa, cosa ne pensa? Sono tutte bugie, è tutto falso. Le dirò, abbiamo un gran numero di volontari, costituiti secondo la legge russa, che amministrano un enorme numero di campi di pionieri. E dire che c'è dell'assimilazione non è reale. Tutti i bambini dei territori liberati sono stati inviati per un po' di tempo in questi campi, nei territori sicuri. Che sono stati assegnati durante il restauro delle città. Per esempio la città di Starobelsk, che è stata assegnata alla città eroina di Sebastopoli e così via. Lì i bambini sono stati trasferiti a Sebastopoli, hanno passato un po' di tempo lì, hanno partecipato a degli eventi lontano dalla guerra, hanno visitato le spiagge, sono andati al mare. E questi campi sono pubblici. Hanno viaggiato per tutta la penisola di Crimea. Sono andati in posti dove non potevano andare prima. Perché i genitori non potevano permetterselo, le scuole non potevano andare. È stato mostrato loro, per esempio, cos'è la Crimea. Ci sono dei grandi eventi, grandi raduni, quando vengono create le unità speciali dei volontari per aiutare i bambini, vengono qua, lavorano con i bambini, mostrano la bellezza della Russia, da Kaliningrad fino all'Alaska, come dico io, in modo che tutti i bambini vedano quanto è grande il paese. Mostriamo ai bambini le opportunità che ci sono da Kaliningrad a Vladivostok, com'è possibile vivere e lavorare in qualsiasi territorio. E che ci sono esattamente gli stessi bambini, proprio come loro, in tutto il resto del paese, che percepiscono tutte queste informazioni esattamente come le percepiscono loro. I bambini hanno vissuto lì senza la guerra. Abbiamo dato l'opportunità a questi bambini di fare delle vacanze in serenità e di sentirsi in piena sicurezza in Russia.